Volevi dirmi qualcosa? Io no. Qua fuori c'è Benedetta Cavalli, la psicologa. Ah, bene, falla entrare. Va bene. Dottoressa? Prego. Posso? Ma prego. Non vorrei disturbarla. No, quale disturbo? Accomodati. Grazie. Ha avuto modo di riflettere sulla mia richiesta? Veramente ho fatto qualcosa di più. Cioè? Ho parlato con un mio amico che fa il giudice tutelare. Ti cercherà un posto fra gli psicologi che seguono i minori a rischio. Ma io non le ho chiesto una cosa del genere. Io trovavo assurdo che la tua esperienza andasse sprecata. Oh, non ti preoccupare, mica è una raccomandazione. Ho solo fatto incontrare la persona giusta con la persona giusta, tutto qui. Bene, allora la ringrazio. E figurati. Lei sa tutto, non è così. Sa di mio marito? Del bambino che doveva nascere? Sì, so tutto. Senta, io avrei dovuto spiegarglielo, lo so. Non gliel'ho detto prima. Avrai avuto i tuoi buoni motivi. Mi lasci spiegare, la prego. No, ti ho detto che non voglio saperlo. Piuttosto, io ti devo chiedere un favore. Mi dica. Vorrei che tu facessi una ricerca per me. Dovresti ricostruire la storia di un'adozione. La bambina si chiama Carlotta Ferri e ha un tutore, un assistente sociale, una certa Clara Fanizzi. Fanizzi? D'accordo, sarà fatto. Il prima possibile, mi raccomando. Adesso scusami, ho da sbrigare alcune cose. Ho fatto bene venire da lei. Mi scusi. Benedetta, che ci fai qui? Sono passata alla casa famiglia e mi hanno detto dove la potevo trovare. E ho pensato che non ci fosse un minuto da perdere. Si ricorda la ricerca che mi aveva chiesto di fare? Sì. Beh, ho scovato delle notizie molto interessanti. Se non sbaglio, lei è convinto che quell'assistente sociale, Clara Fanizzi, si sia accanita un po' troppo nella gestione di questo caso. È come se avesse una ragione tutta sua, molto forte ma poco chiara, giusto? Mi domando perché si comporti in questo modo. Non mi dire che l'hai capito tu. Stamattina ho richiesto il fascicolo di Carlotta, indicando espressamente il nome tutore temporaneo, come mi aveva chiesto lei, Clara Fanizzi. Ma l'impiegata deve aver fatto uno sbaglio con i nomi, perché poco dopo si è presentata a me con il fascicolo di un'altra bambina, orfana anche lei, che ha vissuto per anni in un istituto. E chi era? Proprio Clara Fanizzi. Ah. E così anche la nostra assistente sociale ha provato il dolore dell'abbandono. Adesso mi spiego perché è così decisa nella sua missione. C'è dell'altro. La Fanizia è stata in un collegio di suore, dalla nascita fino ai 5 anni. E poi è andata via, non si capisce bene. Ma alla fine è tornata nello stesso istituto all'età di 8 anni. In quei 3 anni dove sarà stata? Ma io penso che sia tornata temporaneamente presso la sua famiglia originaria. Le carte non dicono molto in proposito. E poi è passato molto tempo. Ma io ho la netta impressione che se lei riesce a dare un senso a quel buco nero nell'infanzia della Fanizzi, alla fine capirà molte più cose sul suo conto. Brava, ottimo lavoro.